Va bene, volevo ricordare che l'anno scorso, quando c'è stata la festa del sacrificio, sono andato in palestra a salutare alcuni ragazzi, c'erano anche alcuni dei nostri qui, che si stavano preparando per la loro cerimonia. Adesso è la nostra festa, io sono tanto contento di sentire che ragazzi provenienti da tante parti della terra e che anche non appartengono alla religione cristiana si uniscono a noi cristiani per fare festa, la festa della nascita di Gesù. Volevo dire che il Natale per noi ha questo senso, che è proprio quello che abbiamo cercato di vivere. Quando noi viviamo le nostre liturgie, ricordiamo che la notte di Natale è la festa della fraternità e che ogni uomo è importante sulla faccia della terra. Il fatto che ci siamo trovati insieme per farci gli auguri per noi è un vero segno di Natale e anche un vero segno di fraternità. Quindi io vi ringrazio di questa presenza, di questa vicinanza, e la fraternità dovrebbe accompagnarci durante tutto l'anno nelle cose che facciamo insieme, farle bene, aiutandoci. In questo modo, tra l'altro, creeremo l'Italia di domani, dove saremo tante nazioni che dovranno in qualche maniera abitare questa terra, lavorare insieme, sposarsi, ecco, creare la nuova gente del futuro. Grazie per questo segno, buona scuola a tutti, continuiamo su questa via, cerchiamo di volerci bene.